nella giornata delle malattie rare, anche tanti cani qua al Parco Amendola cosa ci fanno? Niente, praticamente in questa giornata volevamo innanzitutto incentivare, essendo la giornata sulle malattie rare, delle attività educative, ludico-recreative di pet therapy. Cosa vuol dire? Noi abbiamo allestito qua nel Parco Mobility anche una zona dedicata ai bambini per far sì che si divertano col cane, ma imparino anche come si approccia un cane, ok? A livello educativo, ludico-recreativo, quindi a volte giocando si impara anche a crescere con gli animali e a riconoscerli come animali e non come giocattoli o come oggetti, diciamo. E, oltre a questo, abbiamo aperto le porte oggi nel Parco Mobility anche per chi vuole venire col proprio cane e voglia imparare a gestire meglio la comunicazione che ha con il suo compagno peloso e a rinforzare nella loro relazione, nel loro rapporto, la fiducia, il rispetto e il modo corretto di comunicare col cane.